mai più peli. Centro di fotoepilazione progressivamente definitiva a luce pulsata e radiofrequenza. Sicuro, rapido, indolore, economico, unisex. Tariffa unica a zona, 35 euro. Vi aspettiamo in via Mongelli 23 a Martina Franca. Telefono 348 734 1544 oppure 329 350 51 96. Rieccoci qua, ben ritrovati amici sportivi della Valle d'Itria. Torniamo a parlare di sport, ma soprattutto di calcio, attraverso questo format televisivo che abbiamo riproposto quest'anno. Pensa un po', Floriana. Buonasera Giuseppe. Ben ritrovata. Ben ritrovato. Riproposta e questa trasmissione, dicevo, per la 18ª volta. Wow. Quindi 18ª edizione, pensa un po', quanti capelli in più avevo quando abbiamo iniziato. E allora veniamo subito nel vivo di questa puntata, esatto. Diciamo subito che il recupero infrasettimanale, Floriana, come tu ben sai, non è andato proprio come prevedevamo. Non proprio, un po' di rammarico. Mi riferisco al risultato, perlomeno. Esatto, per il Martina. Purtroppo c'è stato un episodio che ci ha fatto arrabbiare. Ne parliamo dopo aver presentato gli ospiti. Che dici? Infatti. Presentiamo e allora, subito. Entriamo, direi, subito in questa presentazione, anche perché questa sera abbiamo un parterre davvero eccezionale, direi. Allora merita sicuramente una presentazione immediata nella apertura di questa nona edizione, nono appuntamento della 18ª edizione di Anteprima Sport. A te, Floriana, la presentazione dei graditi ospiti. Stasera dalla nostra sinistra. Abbiamo qui con noi Carlo De Risio, centrocampista, classe 21. Buonasera. Salve, nostra trasmissione. Salve. Buonasera. Salve. Benvenuto, Carlo. Volevo dire, la sua continuità di prestazione è interrotta da un infortunio, però poi ne parleremo in seguito. Michele Salumone, storico radiocronista del Bari, su Radio Norba, buonasera, ci presenterà davvero, nel corso della puntata. Davvero un onore per noi avere Michele davvero, qui. È stato di parola, ma c'è un motivo, anche perché diciamo che lui è qui anche per una presentazione proprio esclusiva del suo libro, per Martina Franca. Certo, ci di presenterà una pubblicazione che sta andando davvero la mia alla voce grande. In bianco rosso, dico bene? Sì, questo libro che è in libreria dal 4 dicembre scorso, che per fortuna sta andando bene, mi appresto a scriverne già un altro che ispirerà un film, non mi posso assolutamente lamentare, non immaginavo che potesse bellissimo, ne parleremo davvero. Senz'altro. Nel faremo corso della puntata volentieri da cassa di risonanza, da amplificatore a questa pubblicazione che non ha bisogno di tanta pubblicità, visto per come sta andando. Esatto. Questo libro davvero riguardevole, il successo che sta ottenendo Michele Salumone. Parleremo ampiamente, dedicheremo un'ampia finestra a questa pubblicazione, ma anche a un'altra iniziativa che ha visto coinvolto Michele Salumone.
e ne parleremo dopo. È una chicca. E poi ancora Mimì Pugliese, buonasera consigliere Lega Dilettanti. Buonasera a tutti. Buonasera. Nonché un amico della nostra trasmissione. Troppo buoni. E dicevamo in apertura, Floriana, che insomma non è andata proprio al meglio la partita con la Casertana. Abbiamo visto il recupero della 32esima giornata. Rinviato per due volte. È stato rinviato, la partita rinviata per un problema tecnico da quello che mi risulta. Ci fu il problema a uno dei fari, a una torre delle quattro presenti allo stadio Tursi, che suggerì ai vigili del fuoco, anche, ci sono stati anche degli strascici polemici su questo, il rinvio, quindi la messa in sicurezza maggiore di queste strutture illuminanti, ma il problema fu risolto in breve tempo, però ci sono stati quindi due mercoledì slittamenti. Abbiamo visto questo recupero, la Casertana ha battuto il Martina 3-1, con rammarico lo devo ricordare, è stata una partita davvero... Ma so che c'è episodio che ti ha fatto arrabbiare. Sì, perché nel primo tempo c'è stata una mancata di soluzione che ha fatto arrabbiare un po' tutti, infatti... E vogliamo aprire con questo episodio? Vediamo subito, ecco, praticamente per Fumagalli, il portiere che sfiora, come vediamo, fuori aria, e qui ci può essere d'aiuto Michele Salomone, no, ma poi il bello è che né Pugliese, l'arbitro e né il guardalinea si sono accorti, guardavano qui praticamente le stelle, non solo il portiere evita un gol perché la palla era indirizzata sfiorata, si vede nettamente dall'avambraccio del portiere, guardiamo, e qui purtroppo noi non possiamo parlare tanto male degli arbitri, attenzione, perché capito. Sia io che Michele siamo un po' frenati su insomma, questo argomento. Tanto nervoso per la tifoseria martinese. Però c'è un però, Michele. Ma credo che sia episodio. Abbastanza. Forse l'arbitro è più dietro e quindi non riesce a vedere. È strano che non abbia provveduto l'assistente a segnalare un fallo di mano, anche perché il portiere ha le braccia completamente larghe. Giusto. E lì cambia tutto, perché lì c'è il calcio di punizione. C'è l'espulsione, esatto. È chiaro che insomma. Tutta la partita poi viene, cioè non so a quale minuto c'è stato questo episodio. Al decimo del primo tempo. Mi sembra. Infatti avrebbe potuto ribaltare. Sì, non ribaltare, sembra, la partita avrebbe potuto avere un discorso diverso. Mi sembra abbastanza, il fallo mi sembra abbastanza evidente, chiaro. Forse l'arbitro, ripeto, però è strano che l'assistente non guarda abbia. Guarda linea. Io voglio sentire tutti e tre gli ospiti. Carlo, sentiamo anche te su questo episodio. Tu l'hai vista la partita? Sì, sì. La sensazione che hai avuto in tempo reale? Che fosse effettivamente mano, cioè espulsione, infatti tutti dalla tribuna abbiamo urlato contro l'arbitro. L'assistente che era a fianco? Numero uno? Sì, avrebbe potuto vederlo sicuramente. Di Frosinone? Beh, non facciamo insinuazioni, se no ci avventuriamo in un terreno minato. Sentiamo Mimì. Mimì, episodio non è che certo un episodio può giustificare un risultato, però al di là di questo episodio la squadra si è nervosita, cioè alla fine si è nervosita al punto tale che c'è stato addirittura uno spintone sull'arbitro che è costato poi l'espulsione allo stesso Patti, che mancherà contro il Lecce. E gli episodi purtroppo a caldo a volte è difficile gestirli, dipende, come saggiamente Michele ha già anticipato, la posizione dell'arbitro rispetto all'azione, e forse l'assistente è stato disattento nel non rilevare la copertura in ampiezza, l'aumento della famosa massa corporea su un'azione che avrebbe potuto portare all'espulsione del portiere, perché era un'azione decisiva nel famoso imbuto per la conclusione a rete. Ma nel calcio... Il fatto che poi la squadra schiumava rabbia e questo l'ha pagato a caro prezzo poi con l'espulsione. Una partita importante dove il risultato avrebbe potuto dare al Martina sicurezza per quanto riguarda la salvezza. È chiaro che l'effetto psicologico sull'episodio poi ha condizionato un po' tutta la gara. Bisogna stare tranquilli perché gli episodi purtroppo si vivono in ogni partita e sperare che prima o poi ci possa essere a compensazione un episodio favorevole, che
la casistica ci insegna. Esatto. Oh, fosse capitato al Bari, Michele, come l'avresti descritto? Ma come un errore che però va ovviamente riportato poi in ambiti, come dire, di assoluta tranquillità, perché sì, questi sì. Episodi noi vediamo anche in Serie A, dove pure ci sono sei arbitri, no? Che presidiano, e otto telecamere che appunto che sono deputati, no? A cercare di vedere l'errore, eppure anche lì avvengono degli episodi clamorosi, no? Di uno è stato per esempio protagonista un arbitro pugliese, per altro ce n'aveva visto sì. Un pallone che era entrato. Quindi se queste cose accadono nel campionato di Serie A, dove ripeto ci sono addirittura 6-12 occhi, no? che sono lì apposta per cercare di garantire un'evoluzione della partita più regolare possibile, figuriamoci su un campo di Lega Pro, dove ci sono soltanto tre l'arbitro con i due assistenti. E quindi vedi, la cosa strana è che il portiere ha proprio le braccia, vedi, completamente aperte, come col gomito, sì, cioè, come diceva Mimì, insomma il si arriva col sì, gomito, mi sembra rimbia. abbastanza. Però no. Sicuramente non sarà per questo fallo di Mani e per questa mancata espulsione, secondo me, che il Martina non raggiungerà un titolo sportivo, così come non sarà per qualche errore che troppo è stato facile sarebbe, no? Anche che ha penalizzato il Bari, che non gli consentirà di raggiungere i playoff. Cioè, io sono convinto che sì, alla fine, sulla distanza di 42, 38, 40 giornate di campionato, alla fine poi anche perché ci sono degli episodi che magari sicuramente saranno andati a beneficio del Martina, no? In questo campionato qualche volta, e quindi alla fine poi le cose si compensano. Derisio, quindi è inutile attaccarsi a questo episodio nel computo, poi nell'analisi della gara nel suo complesso. La sconfitta di ieri, diciamo la verità, ci poteva stare contro una squadra ben attrezzata. Ci poteva stare contro una squadra organizzata che punta ai playoff, che ha investito molto. Per fortuna non era una partita decisiva per quanto riguarda la nostra salvezza e per quanto riguarda il proseguio di questo campionato. Possiamo rifarci subito sabato e proveremo a riscattarci, insomma. Anche perché io vorrei sottolineare che l'episodio ha negato indubbiamente al Martina la possibilità di giocare in superiorità numerica per 80 al decimo, quindi per 80 minuti su 90. Però è anche vero che la partita è stata poi vissuta in 11 contro 11, e quindi se il Martina fosse stato, come dire, alla fine, no? Se fosse riuscito a prevalere sulla Casertana, se avesse avuto questa capacità lo avrei potuto fare comunque, indipendentemente da quell'episodio. Non è che il Martina sì. ha avuto un calciatore espulso per cui ha giocato l'inferiorità numerica. Non gli è stato riconosciuto un evidente fallo, sarebbe stato calcio di punizione, e la possibilità di giocare in superiorità numerica. Però poi ha continuato a giocare in 11 contro 11, questo è il concetto. Sì, però che è stato così evidente. Però che ha innervosito probabilmente. Esatto. Davvero scatenato delle proteste, come in occasione di un fallo fischiato dopo, che è costato l'espulsione, perché praticamente ha spintonato. Però ripeto, rendiamoci conto che questi fatti purtroppo accadono in Serie A, dove ci sono addirittura sei arbitri, no? E quindi è ancora più tollerabile che queste cose fanno parte. Sì. Io l'arbitro lì, in queste immagini, l'arbitro non si vede, quindi è fuori completamente dal campo, quindi vuol dire che è molto lontano. L'arbitro non può non averlo. Secondo me l'errore può essere stato coperto. L'arbitro comunque deve cercare di stare, anche se c'è un'azione di contropiede, deve cercare di affondare la sua azione. Certo. Chiedo scusa, però credo che l'errore più clamoroso sia quello dell'assistente. Che era di fianco, sì. Mimì. Questa è stata un'azione di contropiede, una palla lunga, è stata un'azione veloce, e quindi nel riportarsi in linea sia la lontananza dell'arbitro che la posizione dell'assistente avrà potuto influire. Comunque errare umanum est, bisogna certo. sempre Ma credere cosa paradossale nella che buona poi fede. In sala stampa abbiamo sentito Campilongo che diceva comunque, dice, si è trattato di un fallo al limite, cioè sulla linea del limite, quando in effetti si è visto invece era fuori area di abbondantemente di oltre 4 metri. Ognuno poi cerca di portare l'acqua al proprio mulino in queste situazioni, no? Invece
dall'altro fare contraltare poi la dichiarazione di Imbimbo, che invece ha detto che abbiamo giocato meglio in 10, quindi ci agganciamo a quello che diceva esatto. Michele Salomone prima, cioè paradossalmente poi il Martina in effetti ha dato un po' il meglio nella seconda parte del secondo tempo, quando in effetti ha rischiato tra virgolette anche di agguantare il pari sul 2-1, che forse avrebbe meritato un paio di conclusioni dalla distanza. Sì. Però io, Floriana, vorrei fare anche una domanda sul Bari, perché no, okay. Visto che stiamo parlando di analisi. Beh, Michele, dobbiamo approfittare di averlo qui. Chi Michele, meglio di lui? Dire, ne approfittiamo al massimo. Michele, prima di parlare del libro, vorrei fare un po' un bilancio, velocissimamente, della stagione scorsa, che è stata capace di ispirare una produzione di un cortometraggio che è stato premiato e che ti ha visto attore, facciamo un riferimento a questo, e invece a questo campionato, un'analisi più o meno sintetica. Ma quello che è accaduto l'anno scorso, a mia memoria non ha precedenti, ma probabilmente è un caso unico, perché ci siamo trovati di fronte ad una società che era fallita, ad una squadra che peraltro era stata messa insieme in modo molto ma molto scolastico. Aggiungo di più, pensate che il ritiro precampionato, quello a cui partecipò Gautieri, che poi questa squadra ha vissuto anche il trauma di un allenatore che fa la preparazione, che arriva a Bari, non se la sente, lascia tutto, va via, viene sostituito dai due allenatori, Zavettieri e Alberti, ma una squadra che ha così tanti problemi, per cui c'è quello finanziario il primo che si pone, riportare la squadra in ritiro. Allora Guido Angelozzi che cosa si inventa? Il ritiro di solito nasce nella città dove insiste la squadra, e si fanno le visite mediche e poi si parte insieme, quindi si va in aereo, e quindi già ci sono le prime spese da parte della società. Che cosa fa Guido Angelozzi per evitare questo? Questi controlli medici li fa a Verona e fissa la sede del ritiro a Verona prima di andare in Trentino, perché per risparmiare i soldi dell'aereo. Questo è giusto per oggi, queste cose si possono dire, per cui c'è una situazione veramente pesante. Comunque inizia questo campionato, poi c'è il fallimento, ci sono i due curatori fallimentari, due persone straordinarie, il professor Giannelli e il dottor Danisi, che hanno un ruolo secondo me centrale, perché riescono ad entrare nelle grazie dei calciatori, dei tifosi, e riescono a fare un lavoro certosino straordinario, perché se loro sbagliano, se loro entrano con un atteggiamento diverso, sbaglia tutto. E quindi la squadra risponde poi sul piano dei risultati. Io ho sempre detto che sembra un po' una favola, la favola di un bambino, immaginiamolo, abbandonato dai propri genitori, e cioè dai Matarrese, che lo fanno fallire, che fanno fallire la società, che però va a scuola e viene adottato dal vicinato, viene adottato dai due curatori fallimentari, no? dal pubblico di tutta Italia, perché a un certo punto a fare il tifo per il Bari non ci sono soltanto i tifosi biancorossi, ma anche perché viene seguita questa squadra che, ripeto, è fallita, ci sono problemi per il pagamento degli stipendi, e che però questo studente è il primo della classe e quindi viene amato, viene apprezzato dal pubblico e sta per compiere questa impresa. Questa favola non ha soltanto il lieto fine, come tutte le favole. Nella favola vince sempre la parte migliore, vince sempre il buono, prevale sempre la positività sulla negatività. Sì, questa è una favola che però ma l'altro fatto straordinario, ecco perché poi ispira questo film, no? Che ne tratteggia un po' tutti quei mesi vissuti, e che in pratica questa squadra, che non c'entra l'obiettivo della promozione, viene accolta dopo il pareggio di Latina che sancisce l'eliminazione e l'impossibilità di disputare la finale dei playoff, viene accolta all'aeroporto come se avesse raggiunto la Serie A. Cioè ci sono all'aeroporto più di 700-800 persone, siamo vedendo le immagini del trailer. Che poi ha vinto esattamente un mese fa, manco a farla, guarda, no. La sera, oggi è 23, vero? Sì. È 23, bene, il 23 marzo a quest'ora
avevamo da poco ricevuto a Berlino il premio per il Football Film Festival. In pratica è una sezione degli Orsi di Berlino che è dedicata ai film sul calcio, infatti Football Film Festival. Oltre al nostro film, Una meravigliosa stagione fallimentare, concorrevano altri 42 film provenienti da tutto il mondo. C'era un film su Messi, un film su Cristiano Ronaldo, un film su una squadra africana che aveva vissuto un po' la tragedia di Superga, cioè l'aereo era andato a schiantarsi su una montagna mentre su questo aereo c'erano i calciatori che andavano a disputare una partita. C'erano storie di ragazzi delle favelas molto toccanti, molto, io ho visto questi, tanto che devo essere sincero, io non pensavo minimamente che potesse essere premiato il nostro film. E io infatti nel cinema di Berlino, dove, ripeto, esattamente un mese fa, manco a farlo, il 23 marzo. Abbiamo seguito gli articoli sulla stampa. Io in quel momento, devo essere sincero, stavo uscendo dalla sala cinematografica, dal Babylon, per andare a fumare un po' di sigaro, perché ero convinto che non riuscivo a guadagnare la porta di uscita e a un certo punto sentì il calciatore Naldo, che era con il quale dovesse premiare il film vincitore, nella sua lingua, comunque dire con un mezzo italiano stentato, sì, una meravigliosa stagione fallimentare. E non ci credevo. È già un titolo che è un programma. Sì, 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 perché ecco, appunto una meravigliosa stagione fallimentare, perché con questo fallimento nessuno poteva immaginare. Questa è la storia dell'anno scorso, che ha lasciato un segno, secondo me, ma non soltanto nel calcio barese, secondo me proprio nel mondo del calcio. Questo è un film che secondo me sarà apprezzato e sarà valorizzato man mano che passeranno gli anni, man mano che passerà il tempo. E poi c'è stato un Mi chiedi di quest'anno. Nel film si racconta poi dell'epilogo del fallimento, perché c'è una nuova proprietà incarnata da Gianluca Paparesta, ex arbitro internazionale. Quest'anno sembrava che si dovesse concludere con quel finale positivo che tu dici, di cui parlavi prima. Quello che era mancato l'anno scorso. E che era mancato. Però non lo sappiamo ancora, perché in teoria questo è possibile. C'è stato qualche incidente di percorso per questo cammino. Diciamo che, guarda, mancano 6 giornate alla fine del campionato, quindi sono state giocate 36 turni. Io dico che a me piace il calcio perché è un po' come la vita, alla fine mette tutti in un ordine secondo quelli che sono i propri valori, no? Cioè c'è chi nasce più fortunato rispetto ad un altro, c'è chi, però poi nella vita alla fine mi piace si fanno paragone, i conti con la realtà. E allora, se dopo 36 giornate di campionato il Bari occupa una posizione più di centro che di altra classifica, sì, se è distante, scrivono e dicono 5 punti dalla zona playoff, io dico 6 ragionevolmente, virtualmente, perché il Bari è comunque in svantaggio con il Pescara per la differenza reti generale, perché i risultati dei confronti diretti sono pari. Con lo Spezia però il Bari ha perso in casa per 3-0, mi riesce difficile immaginare che all'ultimo del campionato il Bari possa andare a vincere per 4-0, per 5-1, per 6-2. Quindi, c'è anche quindi io dico che il Bari, se ha questo ritardo, quindi di 6 punti ragionevolmente, rispetto alla posizione che garantirebbe l'ultimo posto per i playoff, è evidente che dopo 36 giornate di campionato evidentemente ha reso meno rispetto agli altri e quindi merita di stare lì. Adesso c'è questo finale di campionato. Il presidente Paparesta ha chiesto che la squadra vinca possibilmente tutte e 6 queste partite, e un'impresa in cui il Bari vincere non è riuscito a vincere mai 3 partite di fila il Bari in questo campionato, quindi deve compiere questa impresa. È ovvio che nel calcio come nella vita si tentano anche le sfide impossibili, però non sarà facile, a cominciare già da domani sera contro il Bologna. E quindi sinteticamente, che cosa è accaduto? È accaduto che Paparesta si trovava di fronte ad un bivio, e cioè un po' come, io faccio sempre l'esempio, no? C'è un problema con la casa, bisogna migliorare la casa, allora c'è chi dice, io ristrutturo quella che ho, quindi conservo il meglio della casa che ho, miglioro quello che è possibile migliorare e però resto in quella struttura. C'è chi dice no, io preferisco invece demolirla e costruirne un'altra. Paparesta ha scelto questa seconda strada. Per carità, tutte e due le strade sono legittime, tutte e due le strade sono,
sono percorribili, sono, è anche un fatto a volte di, come dire, di codice genetico, cioè nel senso che io per esempio, ma per mia natura, sono portato più a conservare, non perché mi faccia paura il nuovo, ma cerco sempre, ma è un fatto mio, c'è chi invece è fatto in modo diverso, no? Certo, sta poi alla fine i risultati, e allora che cosa ha fatto, qual è stata l'operazione che ha fatto Gianluca Paparesta? Coraggiosa, una cercare, coraggiosa operazione. Diciamo coraggiosa, no? Di una filosofia di vita, una filosofia di lavoro, è stato quello di cercare di ripartire da capo con un nuovo staff, con, quindi di non conservare, quindi cambiare radicalmente i protagonisti che erano stati dello scorso campionato. Cioè, addirittura Sciaudone, che era diventato un idolo, è partito anche lui. È partito anche lui a gennaio, quindi ha fatto questa operazione, che secondo me, dal mio modestissimo punto di vista, non avrei fatto. Io avrei cercato di conservare quello che aveva funzionato, quello che... insomma, su quanto di buono fatto avrei cercato di migliorare, però non è detto che quell'operazione sarebbe riuscita, per carità, perché nel calcio, insomma, si sa che lui invece ha fatto questa scelta che, ripeto, io non avrei fatto, e adesso beh, si ritrova in questa situazione, vediamo insomma che cosa... Solo Michele Salomone poteva riassumerci due campionati in esatto, 5 minuti, in pochissimo l'ha fatto tempo. In maniera brillante, ma adesso parleremo anche del libro, sì. Io ci tenevo ad avere Michele qui, perché oltre a presentare il libro io volevo la sua dedica personale sulla copia, che io sarei onorato di certo, ricevere certo, dalle sue certo. mani. Michele, da quanto tempo, da quanti anni segue il Bari? Io seguo il Bari dal 21 marzo del 1976, quindi da 39 anni, 39 anni e un mese. Tu non eri nata? No. No, no, non era neanche un ovulo, un spermatozoo, proprio non, assolutamente no. Neanche sul calendario si dice. Sì, ho cominciato in pratica, sono stato uno dei pionieri, insomma, dell'evidenza privata, no? Infatti il libro comincia proprio con... un po' con la descrizione del momento storico. Ci sono delle immagini che abbiamo che selezionato in regia, Francesco perché, Pernone è pronto a mandarle, così magari ce le illustra, ecco. A metà degli anni, cioè, queste sono questa le immagini della premiazione, sì, perché quella sera poi a Berlino, oltre a me e al regista Bucci, c'erano anche Guido Angelozzi, Piero D'Alonso, Gennaro Del Vecchio, increduli tutti quanti, perché poi andiamo a festeggiare, potete immaginare, insomma. Qui eravate a Berlino. Questo, qui abbiamo ricevuto il premio, sì. Ed è un premio unico, cioè nel senso che è stato premiato un solo film, ripeto, su 42. Peraltro c'è anche un'altra considerazione da fare. Io stavo uscendo dalla sala convinto che non vincessimo, perché stando lì due giorni a Berlino mi ero reso conto che nelle precedenti 11 edizioni del festival solo in una circostanza aveva vinto un film che non fosse di produzione tedesca. In quale? Quindi due anni fa. Poi erano state sempre premiate produzioni tedesche, quindi diciamo che l'avevo vista un po' come un festival tutto sommato casalingo, no? Ma poi c'erano, ripeto, queste produzioni, io avevo visto questi tre, l'avevo sentito parlare, su Cristiano Ronaldo, su Messi, insomma, che facevano paura sotto questo aspetto. E quindi invece è stata premiata, secondo me è stata premiata, se vuoi, quello che dicevo prima, e cioè l'aspetto emozionale, io vorrei porre il racconto un altro, proprio. Sì, ma soprattutto quel finale, è stato premiato quel finale... E quelle scene hanno commosso chi ha visto il film a Berlino. So che la giuria è rimasta profondamente colpita dalle immagini del rientro, che sono state documentate benissimo nel film, del rientro della squadra da Latina. Quando il Bari ha perso rientra, è un mercoledì mattina, e all'aeroporto ci sono gli stessi tifosi che hanno accolto la squadra in precedenza dopo le vittorie. Dopo le vittorie, quando, quindi è questo quello che ha colpito, una lezione, potremmo dire, di vita sportiva. Di solito, insomma, chi perde, invece no, c'è stato chi ha perso vincendo e sentendosi quasi i calciatori commossi sul pullman, i calciatori, Polenta che piange perché vede queste scene, dice, ma noi, e mi dice, ma noi non abbiamo vinto niente.
E noi siamo stati eliminati. E questa gente perché ci premia con questo abbraccio, con questo... quindi cioè insomma, veramente quella, questa, questo rimarcare anche nel fatto della cultura della sconfitta, Lerisio, è facile, no? Dopo una vittoria accogliere la squadra all'aeroporto, questo è certo. Diciamo è un po' il significato anche di questo racconto che è stato premiato, ma soprattutto è stata la tifoseria del Bari che ha mostrato, questa grande maturità, storia, diciamolo. Una storia troppo bellissima, sì. E credo che anche con questa cornice di pubblico, con questo amore che i tifosi comunque provavano per la loro squadra, il fallimento e le problematiche sono passate in secondo piano, diciamo. Quindi quando senti la gioia che la gente prova verso di te, diciamo che e dai più del 100%, dai più di quello che puoi dare, quindi credo sia stata una storia veramente bella. Cioè anche voi giocatori non rimanete insensibili a quando sentite questo coinvolgimento che c'è proprio per le imprese di una squadra di calcio, spesso sì. No, noi rimarchiamo altri aspetti, però questo racconto ci è piaciuto e del resto non stiamo noi a scoprirlo né ad apprezzarlo. Per il premio che ha avuto, evidentemente sono stati colti questi aspetti di questo filmato e soprattutto è una bella storia, è una bella storia di sport, di calcio, sì, in mezzo a tante note, no, certe volte stonate che noi sì, spesso sì. Anche sottolineiamo. Sì, su questo sei d'accordo? È una storia fantastica. E giocare con 50-60 mila persone allo stadio tutte le domeniche che vengono a vederti non è una cosa da tutti i giorni, quindi appunto questa voglia e questo calore che la gente provava per la squadra è stato sentito dai propri giocatori. E niente. E certo, arriva un'emozione forte che arriva anche ai giocatori, quindi insomma... Sì, dai più, come ho detto prima, più di quello che puoi dare, dai tutto, dai l'anima, tutto quanto. Dove c'è questa passionalità, dove trova terreno fertile? Bari è una di queste città. Sì, Bari è una di queste piazze. Io non voglio fare sviolinate perché c'è qui un pezzo di storia del Bari, perché Michele non solo ha raccontato il Bari, ma lui fa parte della storia. Sì. Io, dicevamo prima, microfoni spenti, ho seguito una sua radiocronaca tornando da una trasferta con mio figlio, Margherita di Savoia, e c'era quella sera... la partita Bari-Avellino al San Nicola, mi sono fatto tutto il viaggio di ritorno in autostrada con il racconto di Michele, non ho bisogno di fare perché lui per me è un maestro, tra l'altro mi ha voluto in quell'esperienza, in quella parentesi a Telenorba, ma per come ha raccontato quella partita, io mi sentivo al Partenio, cioè coinvolto, sì. Io per esempio non sarei capace, io, perché il mezzo radiofonico, attenzione, mamma mia. Non è lo stesso mezzo televisivo, sì, cioè un conto è raccontare la partita col monitor davanti e sapendo che chi ti sta seguendo c'ha il monitor ed è in grado di giudicare, esatto. Un conto è farlo alla radio e in questo bene, non lo devo dire io, Mimì aiutami, Michele è unico. Trasmettere le sensazioni della partita con le emozioni di quello che sta avvenendo sul campo e la capacità della. La radio poi è un fascino tutto suo particolare. Il telecronista che riesce a trasmettere la realtà di quello che si sta vivendo sul terreno. Senza essere troppo aggressivo, invadente, perché poi ne perderebbe la credibilità. Lui ha la passione senza sconfinare però nella telecronaca tifosa, cioè quella che ci propina Sky certe volte che io non riesco, perché diventa troppo... Lì emerge la professionalità, l'esperienza, la caratura del personaggio nel saper descrivere così, nei minimi particolari, facendo aumentare l'interesse di chi lo ascolta, perché la credibilità... la si conquista attraverso il saper raccontare le cose vere che avvengono in campo, perché è troppo facile schierarsi e nascondere quello che poi sta avvenendo in un avvenimento stupendo. Bene. Qual è Mimì, una partita io direi, di calcio. Prima di parlare, siccome questo trailer merita di essere visto, io lo manderei con l'audio, prima di introdurre l'argomento libro, lo faremo nella seconda parte,
E io, che ne dici? Vediamo, sì. Vediamo questo trailer che è davvero bello. Dicono che il calcio moderno è solo business, che per vincere servono i soldi. Dicono che era il gioco più bello del mondo, ma che adesso di miracoli non se ne vedono più. Chi lo dice non conosce ancora questa storia. Qua si mangia pane e pallone. C'è una società in vendita, bisogna trovare anche un acquirente serio. Magari ci sono dei problemi, magari. Aiutateci, comprateci, facciamo qualche cosa. I frutti vendono, mi mise a disposizione 400 euro. Cipollone 4 e 6. Uno dei miei obiettivi dall'inizio dell'anno era quello comunque di arrivare playoff. Se uno mi diceva, ma andate in Serie A, io dicevo, siete dei pazzi. Una società senza soldi, una squadra senza stipendi, un fallimento che diventa una festa. La storia della squadra di calcio che sfiorò il miracolo e della città che se ne innamorò. Se anche per voi la Serie B può diventare un mondiale, se non volete smettere di credere all'impossibile, se avete sentito parlare del Pricio, ma non sapete cosa sia, questo è il film che aspettavate. È bastardo il calcio. Una meravigliosa stagione fallimentare. Dal 29 gennaio al cinema. Insomma, un film... Posso, certo, Michele. Posso annunciare che dopo questo successo al Festival di Berlino verrà fuori finalmente un DVD che verrà... Intanto dalla prossima settimana, poi consultando la pagina Facebook del film Una nuova stagione fallimentare, ci saranno i dettagli, no? Ma sarà disponibile sul web. Mentre in occasione delle festività di San Nicola, l'8 di maggio, dovrebbe essere presentato ufficialmente il DVD del film, che sarà in vendita e quindi chiunque potrà acquistarlo. Beh, sono tantissimi adesso gli appassionati o comunque i curiosi, no? E soprattutto i tanti italiani che risiedono, i tanti baresi che risiedono fuori dalla nostra che città, che sentono ancora che più sono all'estero loro. E che vogliono vedere, perché ovviamente il film è stato proiettato a Bari provincia, è stato proiettato a Torino, a Bologna, a Trieste, a Roma, e quindi hanno avuto la possibilità di vederlo molti tifosi che non sono residenti a Bari, ma ce ne sono tantissimi, penso a tutti gli emigrati negli Stati Uniti che ci scrivono e che vogliono assolutamente vederlo, perché ripeto, tra l'altro si sentono come dire legati attraverso quella storia del Bari, della nostra scossa, della loro terra, così come noi non possiamo neanche immaginare. Io dico sempre che i più appassionati tifosi del Bari sono quelli che sono più lontani rispetto a noi, quelli che vedono meno la squadra dal vivo, che la seguono attraverso il web, certo, attraverso la radio, attraverso la TV, attraverso i racconti, attraverso il web. È un po' la storia di quell'americano che abbiamo ospitato la scorsa puntata. La scorsa, sì. Costretto a stare a New York per lavoro. Sì. Segue le nostre puntate attraverso il web, Michele. Loro sentono di più questo spirito di appartenenza, no? Sì, io quando vado anche al nord, dove ci sono tantissimi tifosi, quando vado a giocare al nord, gioca sempre, direi, un po' in casa, perché ci sono tutti gli emigrati, gli studenti, chi lavora, certo. E io proprio avverto, sento quando mi fermo a parlare con loro questo amore che hanno ancora più di me, ancora più di noi che viviamo a Bari, verso questa squadra, perché certo, è attraverso proprio l'espressione della squadra che loro in quelle di loro. Voi pensate, io ho ricevuto delle mail toccanti da nostri militari che sono dicono che sono in a fare operazioni di pace, ma in realtà sono in teatri di guerra, perché di questo si tratta, e che condividono il sabato pomeriggio, quando queste ore in cui ci sono le partite, con dei commilitoni magari di Lecce, di Napoli,
e quindi vivono questi particolari momenti. Mi hanno scritto delle cose bellissime, delle cose perché ascoltano la radiocronaca. Tipo, ce ne può citare qualcuna? Come? Cosa scrivono solitamente? Ma guarda, scrivono delle cose bellissime perché fanno sempre riferimento ovviamente a quello che, a quelle che sono le loro radici. Loro si sentono in quel momento anche, sono orgogliosi di essere baresi, no? Allora magari vengono, c'è lo sfottò dell'eccese, c'è lo sfottò del napoletano, e quindi se il Bari vince, se il Bari riesce, per loro diventa un pomeriggio quello del sabato, della domenica, quando si gioca, no? Loro si sentono, e poi soprattutto si sentono a casa, ascoltano la radiocronaca e si sentono a casa loro. È un modo per essere... Oh, poi c'è un aspetto. Noi, è vero, facciamo parte della provincia di Taranto, qui sì. Mi riferisco a Martina. Beh, ma io so però che c'è un cordone ombelicale che unisce le tifoserie. Martina, so che c'è molta simpatia, amicizia. Sì. Martina, tra Cisternino... Spesso gli ultra del Martina... sono in curva nord a Bari a tifare con i tifosi del Bari e c'è questa simpatia. Anche qui, quando io sono venuto, io ho seguito parecchie partite, ma qualche volta ho fatto anche delle radiocroniche, due o tre credo, nella mia esperienza, del Martina, che non vedevano protagonisti del Bari, no? Venivo a seguire per Radio Norba, e io ricordo uno striscione 080, no? Proprio per... sì. Sì, io non lo volevo proprio dire. Per, è vero. Per identificare dire, quasi... per identificarsi proprio con la provincia di Bari, lo 080 è un prefisso di Bari. Prefisso, esatto. Si sentono, molti si sentono Bari, poi magari c'è chi ovviamente si sente più vicino a Taranto, giustamente Martina è provincia di Taranto, oppure a Lecce, per carità, però c'è un nucleo di sostenitori del Bari qui a Martina. Oh, poi per noi il Bari, diciamo la verità, per noi pugliesi è la nostra Juve, il Bari è la squadra più rappresentativa, anche se sì. Per un periodo il Lecce ha tenuto anche bene testa in questo palcoscenico che è il mondo del calcio ad alti livelli. Comunque è una bella storia quella che abbiamo raccontato. Stupenda, sì, Floriano, visto che ti ha preso questo argomento molto, moltissimo, sì sì, perché le storie belle e comunque gli aspetti collaterali a fatto tecnico, certe volte no, noi rimaniamo a discutere mezz'ora su, no, a disquisire su risultati, su no, ma ero pareggi anche incantata proprio come il modo però, di il raccontare anche di Michele Salomone di questi aspetti. Mi piace. Beh, vabbè, lui è un maestro in questo, quindi. Non ha bisogno di altre presentazioni. Esatto. Derisio, torniamo a questo Martina? Torniamo sì. A parlare di questo Martina. Allora. Però la storia ha preso anche lui, eh? Ho visto che era informato. Mai più peli. Centro di fotoepilazione progressivamente definitiva a luce pulsata e radiofrequenza. Sicuro, rapido, indolore, economico, unisex. Tariffa unica a zona, 35 euro. Vi aspettiamo in via Mongelli 23 a Martina Franca, telefono 348 734 1544 oppure 329 350 51 96. Se non sbaglio solo una partita di 90 minuti ad Aversa in cui abbiamo anche perso 2-0, quindi diciamo che la mia non ho trovato. Senti, che è successo lì? Sei stato riutilizzato, hai fatto uno spezzone di partita? Poi c'è stata una ricaduta, che la mia voglia di si è riacutizzato il problema? Sì, hai forzato un po' i tempi? Sì, ho avuto una ricaduta, ho forzato i tempi e ho subito diciamo uno strappo muscolare sul retto femorale. E quindi considerata la zona che è un po' particolare, i tempi di recupero si sono allungati e quindi sono andato via in un'altra parte dove... E allora, diamo un'occhiata, allora facciamolo, così chiediamo anche magari l'ausilio vostro nel commentare, la classifica, eccola qui, Floriana. Sì, allora vediamo la ce classifica di Lega Pro Girone C. La praticamente non è cambiato nulla. No, la Salernitana sempre comanda la classifica con 76 punti, Benevento 71, Juve Stabia 66, il Matera con 63 punti, subito dopo la Casertana con 62 punti, ovviamente... con la vittoria di mercoledì, Lecce 60 punti, Foggia 57, Catanzaro 59, Barletta 45, Cosenza Vigor Lamezia pari merito con 43 punti, Melfi 42, Martina e Lupa Roma con 37,
Paganese con 35, Ischia con 30, Messina anche lei a pari merito con 30, Aversa 28 punti, Savoia 28 punti e Regina sempre ultima in classifica con 11 punti. 7 punti possono bastare, Carlo De Risio? A 3 gare dal termine, 7 punti sulla zona rischio, credo sono che, sufficienti? Credo che noi dobbiamo scendere in campo in queste 3 partite che mancano per ottenere... dobbiamo dare sempre il massimo, perché comunque non credo si giochi la domenica per far vincere gli avversari. Credo che questa sia una cosa assolutamente importante, quindi bisogna prima pensare a noi e poi pensiamo a chi ci sta dietro. Senti, mettiamo alle spalle questa sconfitta con la Casertana, sappiamo com'è andata, giriamo pagina, 3 turni al termine. Adesso però il Martina deve affrontare il Lecce in casa, una delle squadre più ambiziose, una delle corazzate del girone, insomma. Sì, credo. Vi spaventa comunque... questo? No, assolutamente no, credo che sia una la bellissima gara partita. Franca, Lecce è stato quando affronti queste squadre forti, credo che ti danno sempre quel motivo per fare una prestazione sopra le righe. Quindi abbiamo tutti molta voglia di affrontare il Lecce con il massimo impegno. Senti, gara di andata, il Martina che riesce a violare lo stadio di Via del Mare. Tu eri tra i protagonisti di quella vittoria. Sì, diciamo che è stata una vittoria... Vediamo le immagini, eccole qui, che si riferiscono a quella serata. Serata magica per i tifosi martinesi. Sì, successo storico, Martina sì. Per la prima volta nella storia ha fatto un'ottima partita, vinto molto a Lecce. Attenti e siamo riusciti a tenere a bada quelle che erano le mosse offensive del Lecce, e poi con qualche ripartenza abbiamo saputo far male. Una magia, magia di Carretta, una bella eh? Soddisfazione, sì, ha segnato Mirko, sì. Senti, tu sei di proprietà del Benevento. Sì. Com'è che il Benevento, insomma, in questa fase finale, nella fase clou del torneo, è un po' calato, insomma? Che è successo? Credo che comunque... Tu sicuramente ti senti con i tuoi compagni, no? Durante l'anno, diciamo che la squadra che vince il campionato ha, diciamo, meno cali rispetto alle altre, però credo che tutte le squadre abbiano, durante il corso del campionato, dei cali fisici o mentali che si possono manifestare appunto nel corso di tutto il campionato. Benevento è successo nel periodo finale, nel periodo più importante, ma credo che comunque per i playoff sia assolutamente abbia una buona percentuale di fare bene. Insomma, è capitato questo calo forse al momento sbagliato, no? Sì, è capitato al momento sbagliato, ha perso un po' di terreno, ha perso un po' di strada. Credo che abbia l'opportunità di rifarsi con i playoff, anche perché la seconda è, diciamo che la migliore seconda di tutti e 3 i gironi, quindi ha a disposizione anche i pareggi, no, a suo favore. Senti, cosa ricordi in particolare di quella vittoria? Al di là del gol di Carrette, vedete un po' che bella esecuzione. Qui sì, forse si aspettavano il passaggio là sul compagno che era... accompagnato l'azione, no? Forse si è aperta un po' la difesa. Sì, forse Arcidiaco. Erano 3 contro 2, erano sicuramente all'America. Sì, certo. Sì. È stata una ripartenza, appunto, poi ricordo è stata molto colta di sorpresa. I minuti finali in cui si è sofferto un po', però ripeto, quella partita abbiamo giocato veramente bene, siamo stati molto concentrati. Miccoli e Moscardelli tra l'altro non bastarono a Lecce. Il Lecce perdeva in casa in campionato, abbiamo vinto per la prima volta a Lecce noi, quindi... Insomma, anche questa è una bella storia. Martino operaio che va a violare il terreno del Via del Mare, uno stadio, un tempio del calcio pugliese, anche quello, una vittoria storica. Ma il Martina era riuscito in questa impresa. Ricordiamo a proposito i precedenti, che sono 5 in totale, a cavallo tra gli anni 70 e 72, praticamente il Martina in campionato di Serie C, pareggiò, impattò per ben 2 volte, 1-1 e 0-0, con gol di Catalano, che sicuramente vi ha giocato, Catalano conoscerà
Michele Salomone, perché è stato per tanti anni il secondo di Fascetti, ma è stato tanto tempo al servizio del Bari. E invece l'anno dopo 2-2-1 con due reti di Panozzo, Mimì Pugliese. Io lo ricordo bene, era triestino, Panozzo. È una punta che ha lasciato il segno con le sue prestazioni nel periodo che giocò qui a Martina, e tutti i tifosi ancora lo ricordano con affetto, perché quando un giocatore dà quello che ha dato Panozzo, poi erano anni importanti. Fece il gol a Lecce e il gol a Martina. Erano anni importanti, la Serie C di allora, come... Con Benito oggi, Semeraro presidente. Con la rivalutazione che c'è stata con la Lega Pro, con la scomparsa della C2, quindi sono dei campionati importanti che una città come Martina ha l'orgoglio di aver disputato per tanti anni. Insomma, pure il Martina può vantare il suo palmarès. Prima di tornare a parlare con Michele Salomone, sì, però tu volevi ricordarci tutto il tabellone. Vediamo della prossima. Il prossimo turno. Sei pronta? 36esimo turno della Lega Pro, girone C, vediamo un attimo le partite che si schiereranno. Eccola qui, la videata. Allora, Foggia Reggina, Vigor Lamezia Casertana, Martina Lecce, Melfi Juve Stabia, Salernitana Barletta, Benevento Messina, Savoia Lupa Roma, Catanzaro Paganese, Ischia Matera e Aversa Cosenza. Bene, a proposito di arbitri, prima ne abbiamo massacrato uno, sì, adesso cerchiamo di recuperare un po' di credito nei confronti della categoria. Abbiamo preparato una scheda invece riferita a Baroni di Firenze, arbitro di Martina Lecce, questa sfida che è già alle porte e che insomma fa sicuramente un certo effetto per i nostri tifosi, per la nostra piazza. Abbiamo Vediamo chi sarà questo arbitro. La gara Martina Franca Lecce è stato designato il signor Nicolò Baroni della sezione di Firenze alla CAN Pro dal 2012. È definito uno dei fischietti più esperti della categoria. In totale in questa stagione ha arbitrato 17 volte, 8 i rossi mostrati nel corso di queste gare stagionali, 7 volte con il signor Baroni è uscito il segno 1, 4 volte il segno X, 6 volte il segno 2. Martina Inter-Napoli terminata col risultato di 1-0, l'unico precedente con il Martina Franca esattamente risalente al campionato di Serie D 2011-2012. Insomma, siamo andati anche a pescare il precedente, un precedente in Serie D, che poi è stato quell'anno, quella stagione, l'ultimo anno in D di questo arbitro Baroni di Firenze, che è ritenuto uno dei più affidabili, adesso non potrebbe essere diversamente per una gara che riveste una certa importanza sia in chiave salvezza, perché vi dico il Volte Martini, e sia in chiave playoff, che sono ampiamente ancora alla portata del Lecce. Michele, allora apriamo questa parentesi sul libro. Tu, mentre io parlavo e chiacchieravo, ho visto che scrivevi una bella dedica. Sì, ti ho scritto una dedica, che mi orgoglisce. La posso leggere a Giuseppe Ancona, che ho avuto il piacere di avere come collaboratore per anni a Telenorb. Il ricordo di una bella serata trascorsa insieme a Martina a Teletrullo per la presentazione di questo libro. Con affetto e amicizia, Michele Salomone. Vabbè, lo custodirò tra le cose più care. È una te lo cosa consegno. E io vorrei che qui lo vediamo, lo inquadrasse. Vabbè, che c'è la videata, sì, l'avevamo preparata in regia. È un best seller a Bari, un'istituzione, Michele Salomone, ma era imprevisto, devo dire, io non me lo aspettavo un successo così per una storia, per un racconto che lui ha saputo fare. È un percorso che io vorrei, ma perché che non è, questo non è, allora sì, questo non è un libro che racconta la storia del Bari. No, c'è già chi lo fa, e per cui sarebbe stato stupido prima fare un doppione. È un libro che, per esempio, leggono tranquillamente le persone che non riescono a distinguere, io dico sempre, un pallone del rinoceronte, cioè che non conoscono il calcio. Perché io racconto storie, racconto personaggi visti soprattutto dal punto di vista umano. E chissà quanti ne avrei trovati.
Sono soltanto alcuni, sono soltanto alcuni, 39 anni vissuti accanto ad una squadra di calcio, non so quanti calciatori, saranno passati un migliaio forse. Quanti non so presidenti? Quanti allenatori. Beh, presidenti De Palo, Antonio Matarrese, Vincenzo Matarrese e poi la curatela fallimentare perché aveva la stessa valenza, no? di una presidenza e poi Gianluca Paparesta. Quindi anche quanti perché, allenatori, Michele? Beh, gli allenatori io ho cominciato con Giacomo Losi, poi c'è stata la parentesi, anzi con Seghedone ho iniziato io, poi con Pirazzini, con Losi, dopo Losi arrivò Corsini, poi arrivò Catuzzi la prima volta, poi Santececca, poi di nuovo Catuzzi, poi Radice che tentò di salvare il Bari. Poi dopo Radice venne Bruno Bolchi che riportò il Bari dalla C direttamente alla Serie A, poi tornò di nuovo Catuzzi per due campionati, poi Gaetano Salvemini. Poi Sebastiano Lazzaroni, poi arrivò Boniek, dopo Boniek dunque Boniek 91-92, poi Materazzi la promozione, poi Fascetti. Poi arrivò dopo Fascetti, siamo nel 2001, arriva Tardelli, arriva Perotti, arriva insomma ce ne sono, sino ad arrivare per arrivare a Conte pure Antonio Conte che ha fatto benissimo a Bari. Sì io racconto soprattutto anche un Leccese allora, che ha fatto bene a Bari, certo, non è un libro buonista, cioè non parlo bene di tutti. No. Beh, anche non saresti tu. Avrei preso in giro me stesso e avrei, per carità, non manco di rispetto a nessuno, però racconto le cose e racconto molte cose che magari molti avrebbero voluto che non sapere. Fossero. No, poi infatti c'è scritto personaggi, fatti, storie, inediti e verità poco conosciute raccontate senza veli. Sì, nel senso che non io sono fiero di una cosa, questo libro è stato editato è andato in libreria, ecco, per usare un'espressione più facile, il 4 di dicembre. Quindi sono trascorsi 4 mesi e mezzo. Non ho ricevuto una richiesta di rettifica o una smentita. Non ho ricevuto proprio nulla, cioè non c'è stato nessuno. Eppure racconto delle storie che sono molto particolari, descrivo dei personaggi, ripeto, senza guardare in faccia a nessuno, perché se non l'avessi fatto avrei tradito me stesso, ma avrei tradito anche chi va a comprare un libro che costi 10 euro come nel caso, o che costi 1 euro o 20 euro, comunque compie un atto d'amore nei confronti di chi lo ha scritto, per cui tradirlo scrivendo cose che non si pensa, poi questo non vuol dire che quello che c'è scritto è la verità. Però sono fatti personali curiosi, ridicoli, scherzi fatti dai colleghi giornalisti. Ci sono la mia vicenda con Antonio Conte, che è anche traumatica, perché c'è la porta della sala stampa dello stadio di Treviso, dove si giocò un Cittadella Bari in campo neutro per l'indisponibilità dello stadio di Treviso, che trema ancora, perché fece una domanda ad Antonio Conte che non gradì. Perché normalmente se la ricorda. Qui c'è lui, anzi, perché insomma Mimì ha già un ruolo diverso, no? Ma i calciatori, gli allenatori, i presidenti, come i politici, gradiscono domande accomodanti e non domande scomode. Ma dico, se la ricorda la domanda che non gradì? La domanda che ha fatto, è inutile entrare nel me, era una domanda squisitamente tecnica che metteva in contraddizione qualcosa che Antonio Conte aveva sostenuto un paio di settimane prima. Cioè sulla struttura del centrocampo che il Bari in quel momento metteva in campo, allora gli disse sì, ma chiedo scusa, oggi ha fatto questa cosa, ma come mai due settimane fa non l'aveva detto? Allora, quando la differenza secondo me tra un bravo giornalista, o almeno secondo me, io che cerco di fare il mio lavoro in un certo modo, è proprio quella, sta nel cogliere, non fare domande accomodanti. Mettere e nel fare domande scomode, che non vuol dire andare a rompere le scatole, andare a trovare il pelo nell'uovo, per carità. Non essere banali. Ti faccio un esempio, no? Davide Nicola, dopo la sconfitta di Livorno per 5-2, viene in sala stampa e dice una cosa che è anche condivisibile, e dice il Bari non è una squadra costruita per andare in Serie A.
per andare in Serie A devi arrivare o tra i primi due oppure devi andare ai playoff e devi vincere e devi... e va bene. La settimana successiva il Bari perde in casa con il Vicenza per 1-0, ma non è tanto il problema che perde col Vicenza, è che non fa neanche, non un tiro in porta, un tentativo di tiro in porta, e non è un'iperbole, cioè non sto dicendo se non ha fatto un tiro in porta perché significa, no, sì. Non fece veramente un tentativo di tiro in porta. Allora, ecco, quando viene dopo la partita col Vicenza, no? C'è giornalista e giornalista, c'è che gli fa la domanda come ha visto la partita, si poteva evitare questa sconfitta, una sconfitta meritata. Io gli feci la domanda e lei ha detto dopo la partita con il Vicenza, con il Livorno, che questa squadra non è costruita per andare in Serie A. E va bene, ma non è costruita neanche per fare un tentativo di tiro in porta contro il Vicenza? Lì tu vedi che l'allenatore cambia espressione, cambia, da quel momento sì. Comincia a non passare più a darti la pacca che tu lo stai aspettando. Però, ecco, quello che secondo me alla fine... noi lavoriamo per cercare di rendere un servizio, di comunque di raccontare, comunque di dare un contributo anche, no? E allora se fai la domanda scomoda ti crei qualche nemicizia, anzi molte nemicizie, però secondo me poi alla fine i lettori, gli ascoltatori si rendono conto. Se fai le domande accomodanti, certamente rispetto a questo tipo di potere, chiamiamolo pure così, no? Sei più gradito, sei più... perché ovviamente... però insomma, non raggiunge lo scopo. Tanti nemici, tanto onore, allora, dai. Però Antonio Conte, a differenza di lui, sono allenatori più intelligenti e meno intelligenti. Antonio Conte, io racconto nel libro una cosa che lo dico, ma quando va via da Bari, la sera prima di partire per una crociera con la moglie, lui è stato fatto fuori da allenatore del Bari, perché ha stravinto il campionato, ma non è più l'allenatore del Bari, dirò di più. Non è più allenatore in quel momento, infatti deve aspettare novembre per andare all'Atalanta, ma lui in quel momento dice, e lui non si rende conto, impazzisce, ho stravinto un campionato, non sono più l'allenatore del Bari, come mai? E tra l'altro era stato prima confermato e poi il 2 giugno viene confermato, e allora mi telefona, lui sta per andare in crociera, è una domenica pomeriggio, io sto a casa di mia madre, ricevo questa telefonata e mi dice, senti, ho bisogno di parlarti, assolutamente, dobbiamo farlo perché domani mattina parto, vado in crociera, e quindi dico, vabbè, tra l'altro mio madre non stava manco bene, comunque ci vediamo. E mi dice, io ora impazzisco, io ho stravinto il campionato col Bari, ma non capisco perché non sono più un allenatore. Perché secondo te io non sono più un allenatore del Bari? Che cosa ho sbagliato? Che cosa è accaduto? E io gli do la mia versione dei fatti che lui non aveva immaginato, e lui alla fine mi abbraccia e dice una cosa importante, mi dice, abbiamo avuto degli scontri, abbiamo avuto delle però ti devo riconoscere una pulizia morale, cioè nel senso che, e questo mi fa molto piacere, perché certo. Poi alla fine sono le cose che restano, sia pure in un rapporto in cui c'erano stati dei momenti di tensione, ma di stare intelligente, perché poi certo. Sono i ruoli che portano, il mio ruolo poi... è quello di è vero. Purtroppo di fare qualche domanda scomoda. Tante volte sono scomode. Il ruolo dell'allenatore è quello. Spesso poi nel post partita c'è ancora, si respira nell'aria la tensione della gara. Altre due cose. Sì. Questo libro. Sì. Poi ti aggiungerò io un particolare film. Che mi è rimasto impresso di un commento di Michele che praticamente nel fine, nel post partita doveva fare il commento all'esonero di Maran. E lui disse, Maran è lì in un angolo della sala stampa, dice, sembra quasi un bambino al quale gli è stata sottratta la cioccolata. Mi rimase impressa questa frase. Lui usa questi accostamenti gli ho dedicato un coloriti ma significativi, cioè che colgono. E ho rivelato per la prima volta i veri motivi per cui Maran fu fatto fuori, che non c'entravano assolutamente nulla con l'evoluzione. Che poi si è rivelato un ottimo allenatore, Maran tra l'altro, fatto fuori con un'ottima perché carriera. Perché fece due cose. La prima impedì l'accesso al presidente del Bari nello spogliatoio durante l'intervallo di una partita Bari-Napoli. Il Bari stava perdendo per 1-0 e Vincenzo Materese voleva entrare nello spogliatoio per arrabbiarsi con la squadra. Lui ritirò la squadra nel suo spogliatoio. Questa cosa non fu gradita. Ma di più, a fine calciomercato invernale, il Bari cedette Gazzi in coproprietà alla Regina, promettendo a Maran che sarebbe stato sostituito insomma da un centrocampista se non dello stesso livello quantomeno, invece non gli arrivò, lui si lamentò pubblicamente e infatti io quella sera stessa il 31 gennaio ci sentimo per telefono
dopo aver letto le dichiarazioni pubbliche, dici, guarda, secondo me non hai ancora molta strada da fare qui a Bari, perché conoscendo Vincenzo Matarrese, conoscendo le cose del Bari, sapevo che non erano state gradite. E infatti lui, alla fine, non fu sostituito con Materazzi, per come dire, perché la classifica lo ma dopo una sconfitta a Pescara, peraltro immeritata, fu causa la palla al balzo per farlo fuori, per... E, questo racconto di Maran, ma poi racconto di cosa, cioè, diciamo che svelo di retroscena che... Senti, Michele, una domanda veloce. Dicevo, scusami, noi, questo libro ispirerà un film, perché... Sì. Sì, in pratica un film ambientato a metà degli anni 70, quindi gli anni del terrorismo, ma sono gli anni in cui nascono le radio e le televisioni private, perché prima c'era il monopolio della RAI, quando tu non c'eri ancora, c'erano soltanto primo e secondo canale in televisione, peraltro non c'erano neanche i telecomandi, quindi bisognava alzarsi e andare a spostare il canale. Sì. E poi nel 74 ci fu una sentenza della Corte Costituzionale che sancì la fine di questo monopolio della RAI, l'etere fu liberalizzato, nacquero le radio e le televisioni private. Io fui fortunato, che sono state la palestra, no, di tanti. Beh, sì, io, telecronisti, però, da autodidatti, certo. Da autodidatti. E come? E quindi questo libro è capitato casualmente nelle mani di un professore universitario di Roma appassionato di cinema, che ne ha parlato con un produttore cinematografico, mi sono incontrato già due volte, sto provando a scrivere la sceneggiatura di questo film, se non ci riesco io lo farà qualcuno che lo fa di professione. Insomma, abbiamo dato anche e questo libro chicca. È un'ultima cosa, il 16 maggio a Catania riceverò il premio Livatino, il premio intitolato al famosissimo magistrato assassinato, il più giovane PM d'Italia assassinato nel 91 dalla mafia, che mi è stato attribuito dalla famiglia. Perché? Perché a giudizio della famiglia, dalla lettura di questo libro emergono dei valori, emergono dei valori etici, dei valori morali, che sono perfettamente in linea con lo spirito di questo premio che viene consegnato annualmente a delle persone. Non è un premio letterario, no? Infatti verrà premiato come anche Carlo Maria Capristo, procuratore capo della Repubblica di Trani, per l'opera da lui svolta. Voi sapete che lui si è occupato della storia delle società di verifica, insomma c'è tutta un'inchiesta in corso, sì. No? Per cui e quindi voglio dire, viene premiato per quello. Io abbiamo dato anche questa, perché però tutto è stato ispirato dal libro che è stato acquistato all'aeroporto da un giornalista siciliano che lo ha letto, che lo ha portato in Sicilia e poi insomma hanno valutato. Bene. E basta, perché sono poi... Beh, no, insomma, infatti, abbiamo toccato davvero... Staremo qui ad ascoltarla per ore. Mimì, volevamo chiudere con te, siamo nella fase della puntata, perché i tempi televisivi impongono di non sforare, altrimenti... Volevo allacciarmi un po' a quello che è la vicinanza di è Michele... È stato così piacevole che... Alla realtà del Bari. Davvero ha preso... È così, una provocazione... periodo Fascetti, gestione Cassano, spaccatura spogliatoio con Garcia, Mancini, cosa ci puoi dire? Sì, che Garcia e Mancini, che erano anche i pupilli di Eugenio Fascetti, furono fatti inspiegabilmente fuori e di lì cominciò il declino del Bari, che poi retrocesse in Serie B al termine di quel campionato in cui fu messo Cassano in vetrina, ma in cui tutto sommato Fascetti, che era giunto al capolinea anche nel rapporto con la tifoseria, Fascetti aveva fatto le corna al pubblico senza che la società intervenisse e aveva detto se i tifosi vogliono venire allo stadio vengano, altrimenti possono stare anche a casa, cioè aveva esaurito il suo rapporto con la tifoseria, ma soprattutto anche ormai era entrato nel pallone e quindi aveva rotto anche il rapporto con questi uomini che erano stati fondamentali, come Mancini, poveraccio, povero Mancini, che insomma, sapete, non c'è più, no? Il portiere, Gigi Garzia. È stato anche un anno a Martina, Franco Mancini, Materano. Un grande portiere. Eh sì, il portiere di Zeemanlandia, per intenderci. Floriana, siamo sì, nella fase finale, conclusiva. Abbiamo già sforato di 5 minuti. Velocemente i ringraziamenti. Brava, facciamo i ringraziamenti per questa puntata. Però volevo solo fare una domanda lampo. Samnik, che
quest'anno fa parte dell'organico del Martina e sta giocando col Martina. Ecco, ah, sai, l'anno scorso riuscì ad esaltarsi anche che lui. Che ci dice a proposito? L'anno scorso riuscì ad esaltarsi anche lui. No, adesso a me non piace, ti ripeto. In quella fase dei essere play-off. Non è un calciatore. Trovo spazio anche lui. Non è un calciatore dei grandi mezzi. Però io ricordo delle partite in cui lui entrava, nei minuti finali era decisivo per conservare il risultato. Certo. Perché poi uno che ha una struttura fisica abbastanza importante. Infatti, certo, ieri nelle fasi finali non ha i piedi di Martina veluto, Casertana. Ha, anche nel però, gioco, cioè, sì, sì, certo. E lui, grandi potenzialità. Se non ricordo male, tra l'altro, nella partita contro il Latina, sì. La partita quando prendemmo il gol di Zikowski, di aiutatemi, come si chiamava? Sì, Zukowski, mamma, vabbè, non mi ricordo, ma comunque abbiamo capito, fu lui proprio a fare il colpo di testa che mise fuori il pallone, fuori aria. Non lo centro bene. Insomma, parola di Salomone, anche Samnik sarà utile. Però comunque sicuramente un calciatore che, voglio dire, anche in Serie B fa la sua parte. Insomma, Poi puoi raccomandare sempre Carlo De Risio al Bari. Che viene da un scuola Benevento. Certo. Da Paris Saint-Germain. Lo raccomandiamo noi. Lui finché è stato in campo ha fatto davvero la sua parte. Ha dato qualità e quantità al centrocampo del Martina. Confermi Carlo? Hai visto quante cose belle ci ha raccontato Michele? Posso dirlo io. Ci ha sovrastati, ha tenuto persino a freno Floriana, che è difficilissimo, non ci riesco io, ma Michele Salomone ci ha preso davvero con i suoi racconti. È vero, confermo. Carlo? Sì, vabbè, non è che posso dirlo. Noi io. Abbiamo il Lecce alle porte. Spero di finire questo campionato insieme ai miei compagni nel ti modo vedere in migliore campo. Possibile. Spero comunque di poter giocare, che bravo. Per me è la cosa più importante. E magari un altro anno a Martina, quello che ci auguriamo noi, vedremo. Grazie. Poi intanto pensiamo all'immediato futuro, alla salvezza. Grazie a Mimì Pugliese, siamo stati. Grazie ai nostri ospiti. Presi un po' sì. Dagli argomenti. Velocissimamente, ringraziamo i nostri sponsor. È istituzionale la nostra pubblicità, sì. Vanno quindi ricordati tutti i nostri allora, sponsor. Sì, ringraziamo Palmisano Auto, Gioielleria Lucarella, Sefim Immobiliare, Citroen Semeraro e Miccoli, Vinicola Di Marco, Basile Print, Il Giardino del Re, Suzuki Eurovec Top Car, Caseificio La Valle, New Edicola 14 di Gianfrate e Golden Point di Viale della Libertà. E a proposito di quello spirito di appartenenza, abbiamo preparato un fotogramma che abbiamo intitolato Martinesità Estrema. A proposito, ci teneva Mino Lillo ad Ancona, ha praticamente organizzato uno spazio dove... praticamente di fronte al ristorante dove c'ha l'attività Mino e vedete questi stendardi campeggiano praticamente a Numana, ecco, precisamente a proposito di questo spirito di appartenenza sì, che, di cui stavamo parlando, a cui ci richiamava sì. Prima Michele Salomone, grazie a Carlo De Risio per essere stato qui in compagnia. Un giornalista autorevole a cui io devo dire devo tanto, ma soprattutto da cui ho tanto da imparare. E per ricambiare la cortesia, io direi prodotti tipici per Michele Salomone, che devo ringraziare per avermi donato il suo libro. Carlo De Risio invece un bel brindisi con i vini di Marco. Grazie mille. E invece una rivista enogastronomica. Per invece l'altro ospite, visto ci sono omaggi per tutti, è una maniera per ricambiare simbolicamente la vostra cortesia e la vostra compagnia in questo percorso di questa puntata. Grazie Floriana. Grazie Giuseppe. Sei stata come al solito impeccabile. Ho visto che già ti stavi dando una lettura veloce. Sì, al libro, certo, sicuramente lo vorrò leggere. Alle porte. Me lo presti? Sì. Dopo. Come no? Grazie. Invece dobbiamo. Ricordare l'appuntamento, l'orario, Martina Lecce si giocherà alle ore 17.30, Stadio Tursi, avremo l'occasione di salutare giornalisti autorevoli come Elio Donno, lo stesso Giuseppe Calvi, Bruno Conte, che salutiamo, che ho sentito prima di questa registrazione, grazie a tutti voi per la cortese attenzione e per la pazienza che avete avuto. Arrivederci al prossimo giovedì.
Buonasera a tutti. Grazie. Mai più peli, centro di fotoepilazione progressivamente definitiva a luce pulsata e radiofrequenza, sicuro, rapido, indolore, economico, unisex. Tariffa unica a zona, 35 euro. Vi aspettiamo in via Mongelli 23 a Martina Franca, telefono 348 734 1544. Oppure 329 350 51 96.